Filippo, ben arrivato. Ben trovata, ciao. Ti posso offrire qualcosa? Volentieri, un caffè? Sì, sì. Allora Filippo, tu sei nato, la data l'ho detta per tutti, la devo dire anche per te, 1956, il 12 agosto del 1956. Non vergognarmi per forza, vero? Io volevo dire che ero nato nel 48 anziché... No, nel 56. Allora, sei separato, hai un figlio... E lavori, tu sei un medico, lavori nel sociale. Sì, sì, sono medico e lavoro appunto nel sociale, quindi vivo giorno dopo giorno la realtà triste purtroppo del disagio che attanaglia moltissimo le nostre città e la nostra nazione purtroppo. Conosci bene queste problematiche. E poi, aspetta che qua me lo sono segnato, consigliere dal 2004 al 2008. Sì, a Piazza Armerina senz'altro. Assessore nel 2005 al bilancio. Nel 2003, ho letto male e non ci leggo, nel 2003 assessore al bilancio, poi di nuovo, presidente del consiglio dal 2006 al 2008. Bravo, sei preparatissimo, Natale. Sì, complimenti, complimenti, quindi una bella esperienza. Sì, un'esperienza che ho messo a disposizione della cittadinanza, di tutti, perché è una prerogativa mia, consentimi di dirlo, io in effetti voglio essere sempre, forse magari sono un po' sprovveduto, nel senso che do agli altri e tolgo a me, però mi piace essere sempre... Cosa, questa volta ti do qualcosa io, bevi il tuo caffè così poi andiamo di là e parliamo per il tuo programma. Prego. Hai preso il caffè, ma i nostri amici di Art Caffè ci hanno preparato questo fantastico aperitivo. Splendidi, sono qualcosa di... Lo consumiamo fra poco. Intanto parliamo del tuo programma. Qual è l'obiettivo, se dovessi diventare sindaco, l'obiettivo che vorresti raggiungere per primo, il più importante? Sicuramente il più pregnante, la disoccupazione, affrontare questa gravissima situazione lavorativa che non attanaglia soltanto Piazza Armerina, purtroppo. Devo dire che però a Piazza Armerina c'è un tasso di disoccupazione elevatissimo. Come vorresti affrontarlo? Come vorresti risolvere in qualche maniera? Io credo che ci sia soltanto bisogno di tanta, tanta buona volontà. L'appello che ho fatto io dal palco, che ho fatto il giovedì scorso all'Hotel Villa Romana dove ho aperto la campagna elettorale, è stato proprio quello di usare una frase che mi è piaciuta, una frase religiosa che ha usato tra l'altro Papa Francesco. Ha detto: io voglio accanto a me gli uomini di buona volontà. Io credo che gli uomini di buona volontà, se avranno la voglia e la buona volontà di rimboccarsi le maniche e inventarsi attività lavorative, anche le più semplici, le più banali, trovare l'opportunità di dar un minimo di aiuto a queste famiglie che non hanno, credetemi, neppure i soldi per arrivare a pagarsi e comprarsi il pane, perché noi parliamo di belle cose, di economia, di sviluppo, di tantissime cose, ma non conosciamo esattamente quello che alcune famiglie qui a Piazza Armerina stanno affrontando, ed è giusto che finalmente se ne parli. Non possiamo nasconderci dietro un dito. Io non vorrei fare il famoso comizio elettorale, però vi credetemi, sto facendo un appello, diamo aiuto a chi davvero ha bisogno, chi è in mezzo ai guai. In attesa di questo lavoro, quindi programmare un'assistenza sociale un po' magari più... Ma allora, non soltanto il sistema assistenzialistico che fino ad ora ha dato i suoi frutti, per carità, non voglio assolutamente criticare nessuno, però quando io parlo di inventarsi un'attività lavorativa, inventarsi per fare svegliare l'economia, è proprio quello che dovrei... Cioè, avremmo idee a non finire mai. Io ho utilizzato un grande block note dove tutti i cittadini che sono passati davanti alla mia sede hanno scritto tante cose, tante piccole ma grandi cose, sono piccole grandi cose, che ci hanno dato le idee e che ci hanno fatto prendere spunto per creare il nostro programma, che tra l'altro è ancora in itinere, perché è un programma molto elastico. E dobbiamo dare modo alla popolazione di svegliarsi, dobbiamo fare svegliare finalmente Piazza Armerina da questo torpore micidiale, disastroso, che porterebbe soltanto alla morte della città. Allora, io sono medico, sono psichiatra, però in questo momento Piazza Armerina è come se fosse, non dico in coma profondo, ma molto vicino allo stato stuporoso. Facciamolo svegliare. Il centro storico, parliamo del centro storico.
altra dolente nota, cioè io credo che secondo me, se voi vedrete i punti che noi abbiamo inserito nel nostro programma, abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di spazzatura, cioè facciamo tornare queste cose alla gestione comunale. Noi non possiamo permetterci il lusso di utilizzare questi carrozzoni megagalattici politici, purtroppo, questa è la dolente nota, sono mega carrozzoni politici. Allora diamo un taglio a questa assurdità. Non è possibile che si tagli l'acqua ad un cittadino. L'acqua è un bene comune, è un bene inalienabile, assolutamente. E noi, tu, se dovessi diventare sindaco, cosa faresti? Mi chiederò, credetemi, l'abbiamo messo anche nel programma, noi dovremmo abolire un famoso articolo terribile, che è la ghigliottina dei cittadini, ma che diventerà la ghigliottina dei politici che hanno attuato quest'articolo, che hanno attivato quest'articolo. Non si può tagliare l'acqua ai cittadini soltanto perché non hanno i soldi per pagare la bolletta. Questa è gravissima e io lotterò con tutte le mie forze, se sarà eletto sindaco, io e i miei collaboratori dell'amministrazione. A parte il fatto che io, ecco, oggi lo voglio dire ufficialmente, io vorrei modificare la situazione della sindacatura. Credo che il sindaco fino ad ora è stata, soprattutto a Piazza Armerina, è stato identificato come una figura apicale. Io lo chiamerei proprio piramidale, il sindaco in alto, poi la giunta, gli amministratori, il consiglio comunale, fino ad arrivare al popolo. No, Piazza Armerina è famosa per i mosaici e le tessere del mosaico che ci hanno tramandato i romani, che sono il nostro tesoro grandioso, il bene dell'UNESCO, cerchiamo di utilizzarle anche nell'amministrazione. Io voglio essere una tessera di un mosaico che però è fondamentale. Se tu togli una tessera dal mosaico, il mosaico si sbriciola tutto. E allora facciamo in modo che tutti insieme possiamo creare quella unione, quella forza per andare avanti e per fare dare veramente lustro alla città di Piazza Armerina, che lo merita davvero. Le province sono state abolite, adesso Piazza Armerina deve affacciarsi a questa nuova realtà e deve organizzarsi. Cosa intendi fare? Ma il consorzio, ci saranno questi consorzi comunali che orientativamente, io ho letto una bozza, dovrebbero pressappoco ricalcare un poco la provincia, probabilmente con qualche differenza. Sentivo di Pietra Persia, che dovrebbe passare con Caltanissetta, e Tortorice o qualche comune del nord della provincia di Enna che dovrebbe essere acquisito dalla provincia di Enna, che non sarà più la provincia ma sarà il consorzio. È chiaro che il consorzio avrà un comune capofila. Io credo che dobbiamo stare con i piedi per terra, è inutile illudersi di avere un comune capofila. Ho sentito da più parti Piazza Armerina comune capofila del consorzio provinciale, finiamola, non mi sembra giusto prendere in giro gli elettori e i cittadini. Ci siamo fatti depauperare di tante cose, dalla stazione, dalla stazione ferroviaria all'ufficio del registro, all'esattoria, adesso anche all'ospedale, basta. Io vorrò lottare con tutte le mie forze. Possibilmente i piazzesi, se avranno fiducia in me, mi voteranno, mi daranno consensi e io potrò ridare delle risposte. Se non mi vorranno votare, non è la fine del mondo, resterò a lavorare sempre nell'ambito del sociale e continuerò a lavorare e a lottare per loro. Per tutti. Hai parlato di ospedale e quindi questa situazione dell'ospedale che sembra si chiuda, sembra che non si chiuda, il decreto Balduzzi lo mette quasi a rischio in maniera definitiva? Allora, tante piccole sirene dovrebbero farci preoccupare, però io non voglio essere catastrofista, anche perché lo sono stato purtroppo per Piazza Armerina. Devo dire che non la vedo molto bene questa situazione, a meno che non ci sia proprio uno slancio di orgoglio da parte di tutti i piazzesi. Svegliamoci da questo periodo di oscurantismo, così come avvenne nel Rinascimento. Risvegliamoci, diamo di nuovo fiducia ai piazzesi, perché ne abbiamo tanta di fiducia e di intelligenza. Andiamo avanti, lottiamo per l'ospedale, lottiamo per tutto quello che qualcuno tenta di rubarci, e non dobbiamo essere conniventi con chi ci sta pigliando in giro. Il verde pubblico, molte lamentele, e quindi cosa si dovrebbe fare? Beh, con un po' di ironia potrei dire che oltre al verde pubblico ci sono anche i giochini per i bambini, ci sono i topi, ci sono le zecche, ci sono i serpentelli, abbiamo un po' di tutto. Dove? È un po' dappertutto, penso che se vi fate un giro a Piazza Armerina, dai cimitero, dalla zona del cimitero vecchio al villaggio San Marco, in effetti andrebbe curato un po' meglio il verde pubblico. Cosa si dovrebbe fare? Ma utilizzare veramente quei famosi parchi giochi che erano stati promessi
in campagna elettorale le promesse vanno fatte e mantenute soprattutto. Ecco, questo io contesto. Tante ne abbiamo sentite, scusatemi, tra virgolette, fandonie politiche. Bisognerebbe avere più fatti e meno parole. Il tuo tempo, come per gli altri tuoi colleghi candidati, è finito, però diamo l'opportunità di rivolgerti ai tuoi concittadini per un appello. Dire a loro perché dovrebbero votarti. Prego. Ma, cari concittadini, io vi invito a votare me e la mia coalizione per far sì che Piazza Armerina possa avere quel famoso slancio di orgoglio che dicevo poc'anzi e poter riprendere in mano la situazione, perché rimboccandoci le maniche tutti quanti insieme potremo dare il meglio ai piazzesi e a Piazza Armerina e soprattutto potremo far rinascere Piazza Armerina. Grazie a tutti.